In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'ASL di Avellino ha organizzato una giornata informativa e di sensibilizzazione presso il centro di prima assistenza psicologica, dove è allocato il percorso rosa del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano, per offrire un servizio di consulenza con libero accesso a tutte quelle donne che necessitano di qualsiasi tipo di supporto. Percorso Rosa nasce sulla base di quelle che sono le direttive regionali che prevedono l'istituzione di questo servizio all'interno dei pronto soccorso degli ospedali. Questo perché si è visto che comunque una buona parte delle donne vittime di violenza accede più facilmente al pronto soccorso per farsi medicare eventuali lesioni da contatto che non attraverso i centri antiviolenza. Quindi nasce come per soddisfare l'esigenza di creare un collegamento tra il pronto soccorso e i servizi territoriali. L'accesso al servizio è gratuito ovviamente, la donna può arrivare da noi liberamente oppure tramite il 118 o le forze dell'ordine o i servizi sociali. Quando arriva al pronto soccorso viene accolta da un'operatrice, da un'infermiera del triage. Se la donna dichiara di aver subito violenza, la donna viene messa in una stanza appartata in attesa delle visite mediche e il medico deve refertare tutti gli esiti della violenza, redige il referto e poi deve valutare il rischio di letalità, nel senso il medico deve decidere se la donna può tornare a casa oppure se il rischio è alto il medico può decidere o di trattenerla in ospedale oppure può chiamare le forze dell'ordine e mettere in sicurezza la donna trasferendola in una casa rifugio. Se il medico decide di mettere la donna può decidere, quindi su libera scelta, di venire presso il centro di prima assistenza psicologica. La parte però forse centrale, il cuore del nostro servizio, è il referto psicologico, che è uno strumento molto importante, che una delibera della Regione Campania ha riconosciuto come strumento legale insieme al referto medico. Poi diamo delle indicazioni di trattamento e facciamo gli invii alla rete territoriale antiviolenza. Quindi la donna, quando esce da noi, ha uno strumento che per lei è importante dal punto di vista legale. Una donna può presentarsi al centro anche per quelle situazioni che non sono casi di violenza fisica, cioè per tutti quei casi in cui la violenza lascia più cicatrici all'interno che non all'esterno del corpo, quindi per quei casi di violenza psicologica, di violenza economica, può trovare comunque qui un accoglimento per affrontare insieme appunto la questione ed aiutare la donna a liberarsi da queste situazioni di violenza. Che messaggio si può lanciare per quelle donne che sono vittime di violenza e che vogliono chiedere aiuto? Innanzitutto che la violenza lede i loro diritti fondamentali e che gli esiti della violenza le danneggiano dal punto di vista fisico e psicologico. E quindi la cosa che voglio dire alle donne è che le donne hanno il diritto di essere amate, hanno il diritto di scegliere di cambiare, perché è sempre possibile un'alternativa. Quindi sì, il diritto alla scelta voglio sottolineare.